Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa mattina sono 6:30 e si parla di, visto che ieri sera vi ho pubblicato il video dove ormai Sule alla Roma è fatta, manco soltanto da mettere a posto qualche dettaglio, ma ormai oggi penso che già andrà a Roma per visite mediche e firmare il contratto. Si gira intorno a 26 milioni più 4 di bonus. La Juventus dovrebbe cercare di vedere questi bonus con mete facilmente raggiungibili, altre un po' più difficili. La Juventus vorrebbe 4 milioni facilmente raggiungibili tutte e 4 invece di fare 2 più 2 per arrivare quindi a 30 milioni. La Juventus fatto fino all'ultimo momento ha cercato di trattenerlo o mandare in Premier. Lui premio non ci voleva. Prima si diceva che Giuntoli avrebbe fatto di tutto, avrebbe imposto quasi al giocatore, detto o vai dove diciamo noi o te ne vai in next gen. Poi ho saputo che in next gen non ci può più andare perché, nel senso, tu devi fare tot partite. Lui ha fatto tot partite tra Juventus e Frosinone, e quindi da quello che so, dopo 8 partite tu non puoi essere relegato in next gen, a meno faccia next gen più prima squadra. Tolto questo, alla fine Giuntoli ha tra virgolette ceduto, però era i 30 milioni che lui voleva e sembra che i 30 milioni arrivino. Quindi ragazzi, ora parliamo delle ali che vorrebbe mettere Giuntoli alla Juventus per cercare di dare una Juventus pronta per agosto a Motta. Ragazzi, però, come sempre, prima di partire vorrei ringraziare tutti quelli che mi stanno seguendo, ragazzi, con tanto sostegno in questo modo, perché nel giro di pochi giorni siamo vicino ai 1000 iscritti, da che ne avevo poco più di 900. Quindi significa che quello che vi sto portando vi sta piacendo, il lavoro che sto facendo per voi sembra ripagato. Quindi ragazzi, continuate a sostenermi con i vostri like, con i vostri commenti, con le condivisioni del video, e vedete il video sempre fino alla fine, tutti i video fino alla fine, non guardate 1 minuto e mezzo, 2 minuti, poi stoppate. Quindi commentate dopo, iscrivetevi al canale sia voi che i vostri amici, attivate ragazzi la campanella perché vi arriveranno notifiche sui video che vi sto portando. Allora ragazzi, andiamo a leggere qua. Società al lavoro per rinforzare la rosa, le novità di mercato e la strategia bianconera. Giuntoli mette le ali, tra virgolette, a Motta. Juventus è l'effetto domino del calciomercato. I bianconeri sono al lavoro per completare il puzzle e fornire a Thiago Motta una squadra competitiva in ogni reparto. Ma per favorire altre entrate servono uscite, come vi dico ogni video. Giuntoli sta lavorando alla cessione di Soulé con la Roma e ormai è fatta, entro oggi si saprà tutto quanto. Il direttore sportivo è pronto a fiondarsi su un uomo di qualità e gli occhi sono puntati anche sul Portogallo, più precisamente sul Porto. Di chi parliamo? Di Galeno, come anticipato nei giorni scorsi, ma non solo. Galeno snobba la Premier, lui vuole la Juventus. Galeno ha come idolo Ronaldinho, uno che si divertiva ogni volta che puntava un avversario. Il brasiliano con passaporto portoghese, quindi non serve un'altra slot extracomunitario. Nonostante gli estimatori in Premier League, lui avrebbe chiesto al suo entourage di favorire la destinazione Juventus. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 60 milioni, però attenzione, il Porto, del nuovo presidente Villas-Boas, ha bisogno di vendere perché, come si dice qua, il Porto deve entrare nei paletti del fair play finanziario, anche se loro dicevano a maggio che non avevano questi problemi, e invece hanno questi problemi, e quindi devono per forza abbassare la cifra richiesta. Infatti, dopo l'accordo con l'UEFA per rientrare nei paletti del fair play finanziario, il club portoghese potrebbe cedere e accordarsi con la Juventus per una cifra molto minore a quella della clausola. Juventus
Giuntoli sa come si sfrutta una situazione di questo tipo, per certi versi simile a quella che ha già portato a Torino Douglas Luiz, anche il West Ham, se non sbaglio, doveva vendere per rientrare nei paletti del fair play finanziario, e quindi giunto ha preso Douglas Luiz in questo modo. Vuoi una certa cifra? Tu devi entrare nei paletti del fair play finanziario. Abbassiamo la cifra e il giocatore te lo porto via. L'acquisto di Galeno non dispiacerebbe neanche ai tifosi, visti i numerosi commenti sui social che lo incitano a vestire la maglia bianconera, classe 97, quindi se non sbaglio, 27 anni, ha realizzato 16 gol e 12 assist nell'ultima stagione, oltre a grandi giocate da stropicciarci gli occhi, e a 26 anni è arrivato il momento di mettersi in gioco. 96-26 anni, perché forse compierà gli anni da settembre in poi. Ma la vecchia signora potrebbe bussare alla porta dei lusitani anche per un altro uomo di fascia, per rifarsi totalmente il look. E il giocatore è Conceição, e io questo video ragazzi già ve lo feci una ventina di giorni fa durante gli europei, in attesa di definire e chiarire il futuro di Chiesa, che non si sa ancora se rimanga, se accetta la richiesta della Juventus, oppure se riesce ad essere venduto, perché come vi dissi c'era il Tottenham che gli offriva 6-7 milioni, e ora ha fatto soltanto una richiesta, soltanto senza fare proposte. Si sta muovendo forse anche l'Arsenal, e l'Arsenal è una squadra che gioca la Premier, gioca, se non sbaglio, gioca anche la Champions League, e forse questa cosa potrebbe piacere la Chiesa. Però ora Chiesa sta alla Continassa, la Juventus sta in Germania. Quando torneranno dalla tournée tedesca, si metteranno seduti, parleranno e poi si farà il da farsi. La Juventus si sta muovendo appunto per trovare eventuali sostituti se dovesse andare via. La pace tra Sancho e Tenaga ha rallentato la trattativa con lo United, e ora i bianconeri potrebbero fare spesa in Portogallo. Ok che Sancho è forte, ma oltre a esserci questa pace tra loro due, sembra che siano entrate di prepotenza squadre Premier League con molti più soldi, e quindi la Juventus dice: è così, e non ci frega niente, noi ci spostiamo su altri giocatori. Appunto, dopo Galeno, vi dicevo, l'altro nome sulla lista è Conceição, giovane figlio d'arte, dove il padre ha giocato in Serie A con l'Inter a Lazio. Si è messo in mostra anche durante l'Europeo in Germania, e ha una clausola rescissoria di 45 milioni, aumentata proprio da pochi giorni. Una cifra che, per le stesse ragioni citate per Galeno, il club bianconero non sarebbe intenzionato ad investire, preferendo un prestito con obbligo di riscatto. Il Porto deve comunque vendere per entrare nel fair play finanziario. Juventus dice: facciamo così, io ti prendo Galeno a una cifra molto più bassa di quelle che tu mi richiedi, perché devi entrare in fair play finanziario, e poi mi dai Conceição in prestito adesso, e poi l'anno prossimo te lo pago con obbligo di riscatto. Se Giunto riesce a fare questa magia, diciamo, perché sapete che quando si muoveva la Juventus, tutti ci davano conto, ci davano delle belle mazzotte, e invece sembra che con Giuntoli riusciamo a fare, metterci al tavolo e fare le trattative favorendo noi juventini, che sarebbe anche ora, perché essere preso in giro io me ne sono stufato. Quindi con questi due giocatori giovani, buone prospettive, abbiamo visto Conceição agli europei. Galeno, ragazzi, è un giovane sulla fascia molto, ma molto, molto promettente, molto bravo. Avete visto, ha fatto 26 gol, 12 assist. Non è un giocatorino qualsiasi. Boh, uno dirà: sì, ma ha giocato in Portogallo. Portogallo, lasciate perdere. Se uno è forte, ragazzi. Non è perché. Scusate, 16 gol, 26 gol, scusate, 16 gol e 12 assist, che non sono pochi per un esterno, ragazzi, sulla fascia. E quindi, ripeto,
Io, se venissero loro due, sarei molto contento perché la Juventus si deve anche proteggere perché per una eventu non, un eventuale non arrivo di Cupo Miners perché l'Atalanta sta facendo un muro pazzesco, poi se ne renderà conto che avrebbe dovuto vendere perché Cupo Miners vuole andare via, quindi la Juventus si sta coprendo con queste due fasce. Anche per vedere se Chiesa rimane o va via. Sulè è andato via, quindi dovevamo comprare per forza un giocatore. E Galeno sembra il nome in cima alla lista. E poi vedere se arriverà anche con Conceição in prestito con obbligo di riscatto. Se dovesse andare via anche Chiesa. Quindi ragazzi, fateci sapere voi cosa ne pensate. Mettete like qui sotto, commentate, condividete, iscrivetevi. Fino alla fine, forza Juventus, ragazzi, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao!